tutti, io sono Lenny e bentornati in questo nuovissimo video. Il 2020 per fortuna è finito, il 2021 è alle porte e quindi questi sono i buoni propositi per il nuovo anno. Prima di tutto volevo fare un discorso un po' serio. Spero di non essere fraintesa e non cadere nel banale. Infatti volevo sperare per il 2021 un miglioramento in campo sanitario. So che è difficile superare quest'anno, sia a livello fisico, sia a livello soprattutto psicologico. Sarà difficile dimenticare il dolore e i dispiaceri che quest'anno ci ha portato e non lascio neanche immaginare cosa abbiate passato voi, magari se avete avuto il virus, se qualcuno di vicino a voi l'ha avuto, è stato male all'ospedale oppure non c'è più, non ce l'ha fatta. Non vi indico di sopprimere questo dolore, ma sfogatevi ovviamente quando potete e con chi volete. E non dico di dimenticare, perché non credo sia giusto, anzi ricordiamo con affetto i nostri cari che sono venuti a mancare oppure che hanno passato un inferno in ospedale con il coronavirus. Però vorrei chiedervi se vi è possibile ovviamente vivere con più serenità, sperando che la serenità il 2021 ce la porti. Ripeto, però con questo non voglio dire di dimenticare o di non provare più dolore, anzi, magari esternate questo dolore che potrebbe far bene, non lo so, io non sono una psicologa, non studio queste cose, quindi è un suggerimento personale, soggettivo, quindi prendetelo un po' all'acqua di rose, un po' alla buona. Sperando appunto, ripeto, che il 2021 porti a un miglioramento anche in campo sanitario, sarà difficile riprendersi, questo è vero, però aiutiamoci a vicenda e rispettiamo tutte le norme, ancora per poco, fino a che il coronavirus non sarà sconfitto. Bene, adesso possiamo parlare di cose un po' più allegre che non sia il coronavirus. Volevo per il 2021, questa è una cosa big proprio, cambiare completamente il mio canale, dal nome, dalla copertina, tutto praticamente, tutto. Alcune cose saranno molto simili e le terrò uguali, diciamo così, però già da dicembre avrete notato che ci sono stati alcuni cambiamenti, alcuni esperimenti che ho fatto sul canale per quanto riguarda i video, perché avete visto dei quiz. Un paio ne ho fatti per provare, ho fatto anche dei video con le copertine dei film e dei libri qui a fianco a me, perché ho scaricato un altro programma editing che dovrebbe essere migliore di quello che uso, soprattutto per questi video che ho fatto appunto come esperimento. Pare che vada bene, sperando che vada bene anche quest'anno, ma penso di sì comunque, quindi userò anche quest'altro programma editing di supporto per questi tipi di video e ho già appunto, ripeto, messo in pratica qualche cosa, qualche esperimento, ma devo ancora vedere bene come funziona e tutto quanto, devo ancora un po' entrare nel mood di questo nuovo programma. Le copertine ovviamente rimarranno le stesse per quanto riguarda appunto i video, le stesse nel senso come impostazione. Io di solito uso Canva per fare le copertine e continuerò a usare Canva versione gratuita, quindi io uso Canva versione gratuita e continuerò ad usarlo perché mi ci trovo molto molto bene. Chissà in futuro se cambierò, ma al momento sono super convinta di continuare a usare Canva per fare le copertine dei miei video. Ovviamente come ogni anno, io anche gli anni scorsi, a gennaio cambiavo sia la foto profilo sia, come si chiama? Vabbè, lo sfondo, quello dietro, no? Quello più grande, e sempre con Canva le modifico. Quello come ogni anno le cambio, quindi saranno cambiate a prescindere, insomma, dal pensiero che sto facendo, da quello che ho in mente. La cosa più sconvolgente, forse, tra virgolette, sarà il nome del canale, perché cambierà.
cambierei il nome. Io avevo creato questo account, che ora è un canale BookTube, nel 2013, forse avevo 15 anni e non avevo in mente minimamente proprio di fare video su YouTube, quindi non avevo in mente un nome per identificarmi. Adesso ce l'ho, ora fino adesso ho usato mio nome e cognome perché appunto mi ero registrata così perché non pensavo a un nome in particolare, insomma non mi interessava averlo uno. Infatti, i miei scopi all'epoca, quando ho creato questo account, erano solo di guardare i video degli altri, mettere like e commentare, insomma, che poi che commenti cringe facevo a 15 anni, non lo posso neanche raccontare, meno male che, guarda, lasciamo perdere. Quindi adesso che ho un canale BookTube vorrei renderlo un po' più personalizzato. Va bene nome e cognome, alla fine i miei sono comunque, non è che non è troppo generico, insomma, non è che mi mettono, non lo so, utente 14 miliardi come si usa su TikTok, però vorrei appunto cambiare nome. Lo vedrete ovviamente nei prossimi giorni quando cambierò tutto e quindi anche in base al nome cambierò anche, diciamo, la copertina. Non ci sarà più il mio nome e cognome, ma ci sarà il nome nuovo del canale. Dopo 2 anni e mezzo finalmente ho trovato un nome per questo canale. All'inizio mi stava anche bene il mio nome e cognome, però adesso mi è venuto in mente che appunto vorrei renderlo un po' più personalizzato. Per quanto riguarda invece la descrizione, rimarrà quella solita. Troverete i miei link social, cioè Instagram, TikTok e Twitter. E trovate anche la mia email che ho creato appunto col nome, diciamo, del canale, quindi vi potete anche spoilerare il nome dalla descrizione, insomma, del video, perché c'è scritto per l'email praticamente, che ho creato appunto non solo con il nome del canale, ma per collaborazioni, per qualsiasi cosa legata al canale, c'è l'email apposita, insomma. Prima lasciavo la mia email personale, però mi sono resa conto che, dato che con la mia email personale mando magari messaggi per l'università, le ricevo pubblicità, cose del genere, potrebbe perdersi un messaggio, magari di collaborazione, così una mail di collaborazione. Quindi ho deciso di creare questa nuova mail, magari già da un po' di tempo, in realtà che c'è, ma non l'ho mai detto, magari chissà perché. Però questa è la volta buona che lo dico. Per qualsiasi collaborazione c'è l'email, oppure mi scrivete sui social, quindi in descrizione ci sono tutti i miei social, quelli che uso principalmente. E per quanto riguarda invece alla fine la programmazione, sarà leggermente diversa, perché ho intenzione di pubblicare sempre 2 video a settimana, ma il martedì e il venerdì alle 14. Quindi cambia un po' la programmazione, poi naturalmente vedrete queste informazioni sulla copertina come ci sono sempre state. Infatti, se andate a vedere adesso il mio canale, la copertina del mio canale, c'è cioè il mio nome e cognome e la programmazione dei video, che non cambierò il giorno in cui pubblicherò questo video, ma nei giorni successivi, in modo tale che il messaggio di queste nuove cose, di questa nuova, diciamo, questa nuova idea, arrivi un po' più persone, insomma, quindi nei prossimi giorni, diciamo entro la prima settimana di gennaio, dovrei aver fatto tutto. Comunque aspetterò qualche giorno. Che altro posso dire? Non lo so. Allora, per quanto riguarda il canale, ho finito, cioè questo volevo dire. Per quanto riguarda invece le letture, quest'anno ho deciso di non darmi TBR troppo rigide, perché come ho fatto in passato ho sbagliato e quindi quest'anno mi farò una TBR un po' più frivola, la farò un po' più generale, non la metterò a scrivere, insomma non la scriverò, non faccio niente del genere. Idem con le serie TV, vado molto a sentimento, andrò molto a sentimento, e sia per quanto riguarda letture, film, serie TV,
diciamo che mi farò un'idea generale, soprattutto sui libri, di quello che vorrei leggere. C'è Sanderson, soprattutto. Sanderson, cioè devo recuperare Sanderson. Vorrei finire alcune saghe già iniziate, quindi che ovviamente ci sono già pubblicati i seguiti, tra cui il Trono di Ghiaccio, tra cui Perversum, tra cui La Spada di Metà, Game of Thrones. Queste, principalmente queste quattro dovrebbero essere. Vorrei sbarazzarmi di alcuni libri che ovviamente vi ho fatto il bucanolle, però devo ancora capire come smaltirne tutti, effettivamente, perché non ne ho trovati altri che vorrei buttare, non buttare, però trovare una casa migliore, qualcun altro che li apprezzerà. E, bene, in realtà non ho grandi pretese per il 2021. Questo è tutto, facciamo questa grande svolta nel canale, per il resto può venire da sé. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa vorreste voi per il 2021. Io vi auguro buon anno e ci vediamo l'anno prossimo. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!